In strada ci sono due tipi di persone che non durano. Il vecchio che sottovaluta la rapacità del giovane e il giovane che sottovaluta l'esperienza del vecchio. Hai capito? La sua impresa edile ha esperienza in questo ambito. Dando un'occhiata al suo bilancio, è stato piuttosto sorprendente nel 2019. Servirà un tera il mese prossimo. Si può fare. Non ho detto a Demba che ti hanno sospeso, ma è finita, Luca. Non ti copro più. Hai la memoria corta, forse. Non ti ho mai chiesto niente. Figuriamoci di prenderti la colpa. Sì, lo so. Non ce n'è stato bisogno. Se mi stai prendendo per il culo, io non ti mollo. Non saluti un vecchio amico. Che stai cercando di fare? Cerchi di rifarti una vita? Questo è il nuovo Demba, è così? Sono stanco di questi fascicoli. Per quanto possa trovarmi dei clienti, non avrei mai abbastanza tempo per occuparmene. Sono diventato avvocato per questo. Sai che ho dovuto lottare con il preside per evitarti l'espulsione? Come vi aspettate che ci apprezzino? Chiudiamo a vicenda. Non fate altro che dire: voglio bene a mia madre, la renderò ricca e felice. Sapete che cosa porterete loro? Una bara del c***o. Credi di poter usare me per eliminare i miei nemici? No, non sei un assassino, Demba. Ora lavori nell'edilizia, no? Ti ha freddato, Sami? Non può essere stato, tu era suo amico. Sono cose che succedono. Un sorriso, una parola gentile, una cortesia possono cambiare la giornata di coloro ai quali li rivolgiamo. E un solo giorno può cambiare il corso di una vita. Ecco perché tutti dobbiamo essere esigenti con noi stessi sempre e smettere di ripetere i soliti errori. Preparati. Sappi che andremo fino in fondo.